Quest'anno l'Area 3000 si è ampliata verso sud con lo scopo di mettere in evidenza la facciata dell'antico edificio monastico riferibile all'epoca medievale e il perimetrale meridionale dell'edificio. Nelle precedenti campagne era stata terminata la messa in evidenza del perimetrale nord, così che quest'anno avremo la possibilità di approfondire l'indagine all'interno della chiesa abbaziale, ovvero nel settore B. Il settore B, infatti, venne utilizzato come area cimiteriale in seguito all'abbandono progressivo della chiesa e in particolare al crollo del tetto. L'orizzonte cimiteriale all'interno del settore B comprende un arco cronologico che va all'incirca dal XVIII secolo fino al XVI-XV secolo. All'esterno dell'edificio di epoca medievale si estende il cimitero di epoca appunto medievale, riferibile al XIV-XII secolo. Interessante è stata l'individuazione di ben tre tombe a cassa litica, ovvero delle tombe in muratura, dove all'interno venivano deposti contemporaneamente uno sopra l'altro diversi individui appartenenti probabilmente alla stessa famiglia, che aveva dei riscontri molto importanti all'epoca. In particolare, una delle tombe a cassa litica più importanti era quella collocata a ridosso della porzione settentrionale della facciata. All'interno di questa tomba è stato rinvenuto in particolare un individuo infantile, il cui cranio era probabilmente originariamente avvolto all'interno di un velario funebre costituito probabilmente da seta e fili d'oro, un tessuto molto pregiato per l'epoca, ovvero il broccato lucchese. Ciò testimonia l'importanza dei membri degli scheletri sepolti all'interno di essa, probabilmente appartenenti alla famiglia dominante dell'epoca, i signori dell'epoca. Questa tomba a cassa litica, la posizione di tale tomba era importantissima poiché era collocata di fianco all'ingresso della chiesa originale. In più era la prima struttura, la prima cosa che si vedeva quando a chiunque arrivava a visitare la chiesa. Sono state individuate altre tombe a cassa che seguono l'orientamento del perimetrale nord si appoggiano ad esso. In particolare, nella tomba collocata a ridosso della facciata attuale della chiesa sono stati rinvenuti ben 15 individui. All'interno del settore B sono in corso di scavo alcune sepolture di epoca riferibile al XVIII-XVII secolo. In questo caso, questi due individui sono orientati nord-sud e sono accompagnati da corredo funerario. In particolare, è stata messa in luce una medaglietta devozionale ed alcuni grani di rosario.